il noi e il senso di appartenenza erano delle cose fondamentali, erano dei bisogni, erano delle cose molto forti. Nella mia generazione il noi e l'appartenenza erano un dato identitario, cioè tu non crescevi se non nel noi. Adesso siamo in una situazione opposta all'io più superficiale, più velleitario, più impotente, è assolutamente un io che gira a vuoto. E allora, come è stato possibile che questo bisogno è diventato così debole da non avere più la capacità di essere rappresentato? Vorrei capire perché è successo questo. Io lo sento fortissimo in realtà questo bisogno, però non, secondo me non c'è più fiducia. E poi appunto noi, da un lato ci sono dei movimenti, dei collettivi, dei gruppi di persone, delle comunità anche politiche che cercano di riprodurre anche dei modi di protesta che erano quelli magari dei movimenti degli anni 60-70, e che adesso diciamo anche loro è come se, da un lato ovviamente vedono il fatto che i partiti sono stati delegittimati, quindi sentono benissimo che devono farsi un'identità diversa, dall'altra secondo me ne riproducono un po' alcuni schemi, e dall'altro abbiamo dei gruppi che sono semplicemente diciamo dei target del mercato, e noi siamo i consumatori che si riuniscono sotto magari il fatto che siamo tutti fan di una band, di una stessa band. Io dico che secondo me questo bisogno c'è un sacco, ma tra queste due cose non sappiamo dove guardare, perché vediamo anche dei movimenti magari sociali belli, siamo molti parte di associazioni, cose del genere, ma a un certo punto sappiamo che l'impegno che ognuno di noi mette in queste cose è sempre minore di quello che ci andrebbe per fare qualcosa di impattante a livello politico, perché comunque quando dobbiamo mettere quel di più, secondo me ci ripieghiamo tutti indietro a vedere quello che noi dobbiamo fare, quello che la società ci richiede di fare per stare a galla, e quindi meno male c'è un crinale, secondo me, in cui proprio il noi si ripiega sempre nell'io e non si va più avanti. Prima si parlava di questa vincita del sistema capitalista, cioè bisogna pensare, almeno per quello che mi riguarda, di essere nata o comunque di essere venuta, diciamo, alla maggiore età o comunque a un'età di conoscenza, di cognizione di sé del mondo in cui questo era un dato di fatto, no? Il capitalismo che ha vinto come unico orizzonte, e anche un orizzonte che è impregnante di tutto, perché è un orizzonte che appunto ha fagocitato anche magari quella che poteva essere un'area culturale che in realtà risponde volente o nolente a delle logiche capitalistiche, e quindi c'è anche da pensarsi, cioè da pensare se ci sia un altro, un altrove rispetto al capitalismo dal quale appunto non è solo ricostruire qualcosa, ma è posizionarsi prima all'esterno, che è praticamente impossibile, nonostante i buoni intenti, nonostante tutto, e cercare appunto da lì di guardare la situazione dall'esterno, decostruirla e ricostruire qualcosa di nuovo per una generazione che è cresciuta come questo, come asse di orizzonte di ciò che fa. E poi la costruzione del noi, il fatto che non ci ritroviamo più nella dimensione del noi, venendo da un contesto molto piccolo, magari vieni da una piccola comunità dove c'è questo senso di appartenenza, di far parte di una comunità, di essere un noi con qualcun altro, il nostro paese, le nostre montagne, la nostra scuola, il nostro tutto quanto, no? E poi vedi sempre la politica come qualcosa, magari anche appunto per questa mancanza di corpi intermedi, come qualcosa di molto distante che qualsiasi cosa tu faccia non è capace di rispondere alle tue domande, ed è il motivo per cui secondo me, cioè, da una parte si sfiducia da parte dei giovani, che però sono quelli che votano magari anche di meno, perché non c'è questa concezione dell'azione politica come qualcosa di molto distante, che poi in realtà influenza le nostre vite, e però siamo qua che ci chiediamo cosa votare, chi votare, non c'è più un partito a cui dire, non lo so, io sposo l'ideologia di questo partito. C'è anche molto un noto tra molte persone che conosco, un votiamo il partito meno peggio, quello che sembra aderire di più a quello che non vogliamo che sia il mondo politico, e quindi c'è anche il cercare di guardare una dimensione più piccola per dire questo lo posso fare, è sotto la mia organizzazione, posso fare questo e quindi mi impegno in questo, perché a lungo raggio non avrò nulla in ritorno se do qualcosa. Io volevo solo dire sul tema appunto della politica, della comunità e della politica. E mi viene in mente il discorso di Accardi, fa conosciuto una ragazza che eccetera eccetera. Ci piace tanto, cioè gli piace, anche vero.
dire che la democrazia sia alla fine come è fatta adesso non ci fa decidere quello che è ai livelli alti, però alla fine rischiamo che le persone che fanno i progetti di comunità, le associazioni, le aggregazioni giovanili rispondano tutte come la ragazza di Cardiff: no, 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 la politica no. Ci sono le persone a cui si chiede: caspita, hai fatto un'esperienza bellissima, hai fatto una cosa fighissima, portiamola avanti, magari perché non vuoi mettere questa tua capacità, questa tua virtù in servizio alla politica, che alla fine vuol dire in servizio ai cittadini, e tutti questi qua rispondono no. Non lamentiamoci poi se la politica è in un certo modo in cui ci lamentiamo. Ma perché tutte queste persone in gamba che lavorano nel sociale rispondono no? Due risposte qui, secondo me. Una è perché sono attivamente tenute fuori, l'altra è perché attivamente non si avvicinano. Quindi partiti che si sono trasformati in organismi incistati dentro le maglie dello Stato, competono per risorse scarse e non sono molto interessati a condividere questo potere. Questo è un meccanismo. E l'altro meccanismo è l'autosegregazione, cioè, fatemela dire così, i modi, gli standard, le forme tipiche dell'interazione dentro i partiti sono, per queste persone, non sono accettabili. Non sono accettabili, perché sono troppo negoziali, troppo basati su interessi di piccolissimo cabotaggio. Cioè, ci stanno lontani, ma hanno buone ragioni per farlo. Il punto è che queste buone ragioni generano quella che si chiama la profezia che si autoavvera. Se tu pensi che la politica faccia schifo, la politica farà schifo, è l'effetto Edipo. Diventa una profezia che si autosostiene, che genera quella situazione paradossale per cui nelle comunità energetiche delle aree interne, nelle filiere di comunità, nelle varie GKN, il forum disuguaglianza e diversità di cui faccio parte con Barca, le mille iniziative, mille, che si generano nei luoghi, nei territori e anche a livelli interessanti come il forum, rimangono isolate dalla politica anche quando la politica è amica. Il forum ha fatto dei lavori pazzeschi di riorientare l'azione delle grandi imprese pubbliche con grande competenza e visione, ma non astratti, cioè diceva come fare, no? Però la politica è sorda. Completamente sorda. A destra, a sinistra. Sì, quello che dicevo. Sinistra, ecco, sinistra, allora, però, sì, però se quello è il problema dobbiamo risolverlo. No, io mi chiedevo se il fatto che il terzo posto, che era un po' il luogo altro rispetto alla casa, alle mura domestiche e al posto di lavoro, il fatto che si sia poi proprio perso, quindi non c'è più il senso del vicinato, del quartiere, del bar in cui vado e incontro sempre le stesse persone, ma anche a volte delle persone diverse. Mi chiedevo anche se questa, diciamo, perdita del terzo posto possa anche essere dovuta all'avvento dei social, quindi forse noi giovani è come se avessimo trovato questo terzo posto online, dove alla fine pensiamo di trovare un'appartenenza, però alla fine poi ci rinchiudiamo dentro delle bolle che poi non sono tanto diverse dalla famiglia e dal lavoro, nel senso che poi cerchiamo solo persone simili a noi, che esprimono delle idee simili alle nostre, e quindi c'è, cioè, di sicuro dietro c'è l'avvento del mercato, quindi la perdita poi della reciprocità, che poi ha portato alla dissoluzione del legame sociale. Però mi chiedevo anche se i social, non so, abbiano contribuito a questa... È un po' una risposta parziale a quello che diceva lui, cioè non è che non ci sia tanto un noi, ci sono dei noi che fanno meno dell'interazione fisica, no? Perché i giovani sono pieni di noi, però sono noi transeunti, noi che vanno e vengono, che si aggregano, poi si disgregano. Si vedono poco perché sono nel digitale. Da una parte, dall'altra invece ci sono tentativi un po' nei centri, un po' nelle periferie, un po' in tutti i luoghi, nelle aree interne, di ricostruzione, di tentativi neocomunitari, di gestione di beni e servizi quotidiani, l'energia, il cibo, la casa. Queste sono fondamentali, queste robe qua. Certo. Cioè, queste robe sono, quello è il primo capitolo, è l'infrastruttura spaziale della sfera pubblica, che ha queste caratteristiche per funzionare, per costruire un noi, avere alcune caratteristiche, anzitutto deve essere e quindi porosa. Queste cose ci sono. Ci sono. E se ci sono, perché sono così deboli? Non è che sono deboli, è che non hanno rappresentanza. È perché il modello neoliberale ha vinto. Certo. E questi tentativi di ricostruzione, da questi ad altri, alle comunità energetiche, ai co-housing, alle
filiere eco-solidali, no? Sono tutti tentativi di ricostituzione dei nutrienti fondamentali del suolo politico. Diciamo così, è un po' come il ginkgo dopo Hiroshima. Siamo lì, eh? Io credo che siamo veramente così. Cioè sono piccole piantine che sono sopravvissute, stanno rimettendo le foglie dopo che è stata buttata la bomba atomica. Perché è stata buttata la bomba atomica. Non, cioè, è stata veramente una vittoria materiale, cognitiva, sulle classi dirigenti catturate, no? Post 89 completamente catturate dal dire no, guardate, abbiamo sbagliato tutto, vergogniamoci, abbiamo creduto nel male.